Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono TonyGamer17 e oggi vi mostrerò come risolvere l'avvio di Rainbow Six. Sì, lo so, lo so. Ok ragazzi, allora, l'errore che vi segnala sempre, oppure l'errore che vi dà veramente un fastidio enorme, è questo. Eccolo qua. Come potete vedere, ho risolto questo errore dell'avvio facendo 2 più 2 uguale 4. Lasciamo stare. Quindi, allora, andiamo sul sito che vi ho messo in descrizione, ecco, come potete vedere gli ultimi download di Visual C++ supportati. Allora, qui abbiamo Visual Studio 2015, 2017 e 2019. Allora, che cosa dobbiamo fare? Scaricare quello che supporta la nostra versione di Windows, non proprio versione, ma si tratta soprattutto se avete nel sistema operativo a 32 bit oppure sistema operativo a 64 bit. Quindi per chi ha il sistema operativo a 32 bit scaricate questo per 86. Per quelli che hanno il 64 bit scaricate questo. Allora, l'ho scaricato, ho chiuso tutto, poi l'ho avviato seguendo questa procedura, quindi segui come amministratore. Sì, ecco, come potete vedere, io adesso posso ripristinarlo o disinstallarlo, ma adesso non mi serve, quindi fate tutto voi, perché una volta installato il gioco partirà e quindi io non lo so, ma è andata, cioè, è andata, non è uscito più quell'errore, quindi sono riuscito a risolvere e niente. Si annullare non mi serve. Sono riuscito a risolvere l'errore per dimostrarvi che non sto dicendo menzogne. Aprirò Tom Clancy Rainbow Six Siege. Quindi io all'avvio facevo, ecco, allora usciva prima Ubisoft Launcher, poi usciva Rainbow e poi continuava a caricarsi, continuava, continuava e continuava. E qui sotto non usciva neanche la sincronizzazione dei dati del cloud. Ecco, come potete vedere, si sta preparando all'avvio. Eccolo qua, si è avviato. Quindi grazie a tutti per questa visione e spero tanto che si avvii, perché veramente ci tengo, perché io ho risolto grazie a Microsoft Visual. E niente, quindi grazie a tutti per questa visione, lascia like, iscriviti al canale e se hai qualche problemino, commenta. Detto questo, ciao a tutti, ciao.